Un guasto all'autoclave e circa 700 bambini sono costretti a rimanere a casa in attesa dell'avvio dei doppi turni in altri plessi scolastici. Continua la campagna di Live Sicilia, la scuola negata. Il tour attraverso le scuole palermitane passa oggi dalla scuola Bonagia di Via del Castoro. Da lunedì scorso, infatti, a causa di un guasto all'autoclave e al conseguente allagamento dei locali tecnici, non sono garantite le lezioni ai tanti bambini che frequentano uno degli edifici scolastici più grandi del quartiere. È accaduto che si è guastata l'autoclave, quindi c'è stato un allagamento nel locale cisterna, per cui sono stati contattati i vigili del fuoco per attivare il sistema di pompaggio. Chiaramente si è chiuso l'impianto idrico proprio per evitare che continuasse a fuoriuscire l'acqua, quindi si allagassero ancora di più i locali. Un sistema idrico che ovviamente garantisce anche il funzionamento dell'antincendio. Ecco, questo è il motivo per il quale si è deciso di non garantire, non si possono garantire le lezioni. Dovranno essere probabilmente rimossi i motori e sostituiti con motori nuovi. Gli enti locali sono stati allertati immediatamente ed in giornata sono intervenuti. L'assessore Evola è continuamente presente, diciamo, contattato l'assessorato all'edilizia scolastica, è contattato anche da me ovviamente, e sono intervenuti con le squadre. Mi hanno detto che una decina di giorni per la fornitura del materiale. Poi ci saranno dei giorni che non riesco in questo momento a quantificare, che sono necessari per il completamento delle procedure con i vigili del fuoco. Questa scuola è assistita moltissimo dall'assessorato alla pubblica istruzione e dall'assessorato all'edilizia. Moltissimo, quando dico moltissimo intendo dire che io telefono e loro mandano qualcuno. Io per i doppi turni posso iniziare, diciamo che stamattina ho parlato con la dottoressa Frasca della pubblica istruzione. Inizieranno non appena io avrò formalizzato la richiesta, chiesto la disponibilità alla dottoressa Crimi, che si è immediatamente attivata, la collega dello Scelsa, che mi presterà sostanzialmente un plesso, il barone Scalo. Se mi chiede un termine, questo non lo so perché i tempi della burocrazia non li conosco, né li stabilisco io. Serviranno un paio di settimane per rimettere a posto il tutto. Purtroppo il guasto ovviamente non era prevedibile, ma comunque noi in circoscrizione, la preside e anche il comune stesso si è subito attivato per poter garantire il diritto allo studio ai bambini. E i bambini, che sono un numero consistente perché sono quasi 700, verranno divisi in altri tre plessi. Due sono la scuola Loi di via Teodoro Moneta e il Bartolomeo Tomasino. L'altra, che è la scuola Scelsa, da lunedì questi bambini saranno, grazie al comune, saranno trasportati nelle varie scuole attraverso un servizio di pullman e di autobus che l'AMAT metterà a disposizione per tutto il periodo, ovviamente, che necessiterà questo disagio. Il comune, da questo punto di vista, si è attivato subito. Ringraziamo l'assessore Evola. La preside ha stabilito che c'è un diritto alla scuola. E noi genitori non possiamo scegliere di non mandare i nostri figli a scuola il pomeriggio perché è un diritto costituzionale. Se fosse una settimana, 15 giorni, ma le cose qui in Sicilia vanno molto per le lunghe. Le scuole vanno mantenute e non esiste che il comune dica che a noi genitori che non ci sono fondi perché passa troppo tempo. Quali sono quindi i disagi che I ci si disagi trova doppi per. turni sono un disagio. Quindi sono due bambini, come faccio? Sono un Barone disagio. Scala, via Loi, Mattarella, Molti genitori Tomasino. lavorano, molti genitori lavorano e hanno questo problema a chi affidare i propri figli la mattina. Molti bambini fanno delle attività pomeridiane. Ci sono anche i tempi per giocare, per stare insieme con i compagni e divertirsi. Io personalmente ho un figlio che ha problemi di autismo e 2 volte a settimana faccio terapia. E quindi per me sarebbe anche un disagio fare questo. I bambini che hanno problemi con l'autismo vivono di schemi e qualora io rompo questi schemi, mio figlio è ingestibile. Con i doppi turni, i bambini la mattina devono studiare, poi devono mangiare in fretta e furia e devono ritornare a scuola e studiare altre 4 ore. Ritornano a casa stressati, esauriti.
e non renderebbero alla stessa maniera per come rendono la mattina. Tengo a precisare che tutto questo disagio non è dovuto né alla preside né anche alle insegnanti, che ovviamente devono sottostare alle prassi del comune. Il problema è rivolto al comune, che deve darsi una mossa per poter fare tutto in tempistiche brevi.